La relazione tra Jessica Morlacchi e Luca Giglio. Recentemente, Jessica Morlacchi ha trascorso molto tempo in compagnia di Luca Giglio all'interno della casa del Grande Fratello. L'intimità tra i due ha suscitato interrogativi tra i coinquilini riguardo a un possibile interesse romantico. Nella notte scorsa, Lorenzo Spolverato, insieme a Elena Prestes e Shai La Gatta, ha chiesto a Giglio se provasse qualcosa per Jessica, ma quest'ultimo ha chiarito che tra loro esiste soltanto un legame di amicizia. È vero che ho passato molto tempo con lei, abbiamo conversazioni su vari argomenti. È una persona molto intelligente e le voglio bene, ma solo come amica. Posso anche dormire accanto a lei o partecipare a giochi come Obbligo o Verità, ma si tratta solo di scherzi. Strategie suggerite e il coinvolgimento di Lorenzo Spolverato. Questa mattina, Lorenzo ha proposto a Luca una strategia per interagire con Jessica, sottolineando la sua personalità forte e influente all'interno della casa. Ha esortato Giglio a provare ogni tanto qualcosina, per chiarire i suoi sentimenti e capire la situazione. Rispondendo a Lorenzo, Luca ha mantenuto un profilo basso, affermando vagamente, sì, nel senso che posso giocare, ed è ciò che faccio. L'idea di pianificare azioni legate ai sentimenti degli altri non è vista positivamente, e il comportamento di Spolverato ha suscitato l'indignazione di molti telespettatori del programma. Appare evidente che Lorenzo potrebbe non essere completamente consapevole di quanto sia difficile nascondere il proprio comportamento in una casa sorvegliata da telecamere. Si attende con interesse la reazione di Jessica quando Alfonso Signorini mostrerà i video controversi durante la prossima diretta. Personaggi coinvolti: Jessica Morlacchi, Luca Giglio, Lorenzo Spolverato, Elena Prestes, Shai La Gatta.